la parola per avere il suo punto di vista, la sua visione, poi diciamo che darei un quarto d'ora per il momento a tutti i nostri panelisti, in modo da lasciare del tempo per dibattito che sono sicuro non mancherà. Darei la parola al notaio Alessandro Marzocchi per avere la sua, per sentire la sua visione dal suo punto di vista. Buongiorno, grazie e complimenti agli organizzatori di questo convegno e a chi finora ha partecipato. Io vi offro qualche spunto di riflessione partendo da alcune affermazioni di ieri. L'informatica è un mezzo, un'affermazione. Un'altra affermazione è: l'informatica non altera il diritto. Quando ho sentito questa seconda affermazione, l'informatica non altera il diritto, mi è venuta in mente innanzitutto una battuta: non lo altera perché il diritto è già alterato di suo. Da un altro punto di vista mi è venuto in mente quello che era stato affermato prima, che l'informatica è semplicemente un mezzo. Secondo me, una mia personalissima opinione, il diritto ha bisogno di essere alterato, ha bisogno di cambiamenti. Io ho qualche dubbio sull'affermazione di stamattina dell'avvocato Attanasio che il nostro è un sistema codicistico e non di common law. È assolutamente vero, ovviamente è un sistema codicistico, ma il mio dubbio è che il nuovo mezzo, l'informatica, si stia sommando ad alcuni cambiamenti che già erano in atto, da un lato verso il sistema di common law, che sempre più spesso rispetto al passato vede l'intervento di norme, di leggi, dall'altra parte il nostro sistema codicistico che registra un peso sempre più importante della casistica, della giurisprudenza. E l'informatica somma la potenza e i dubbi del nuovo mezzo, molti dubbi li ha posti l'avvocato Attanasio. Apro una piccola parentesi, spero di non sbagliare, mi correggo in caso se sbaglio. Attanasio etimologicamente significa senza morte, è l'argomento della negazione e del peso dell'oblio che è stato introdotto dall'avvocato Scorza. Quindi nomen omen, l'avvocato Attanasio è entrato a piedi giunti su questo, semplicemente proponendo il proprio nome. Ma l'avvocato Attanasio, a mio avviso, ha dimostrato di quanto sia importante il mezzo nel diritto. E io vorrei paradossalmente riprendere una metafora di Marshall McLuhan affermando che il mezzo è il diritto. E ne trovo anche qualche traccia normativa nella nostra Costituzione, l'ultimo comma dell'articolo 73, che ci insegna che una regola, una norma, una legge non è fino a quando non viene pubblicata nella gazzetta ufficiale. Non basta che sia detta, che sia raccontata, che sia approvata nelle aule parlamentari, ma deve essere anche, deve avere un mezzo di trasmissione, un mezzo di comunicazione. E mi viene in mente anche un'altra riflessione. Io fino a un paio di mesi fa facevo il notaio, una minima dimestichezza con la civilistica. Il contratto ha un oggetto, l'oggetto del contratto deve essere possibile. Mi domando, la regola, la norma, la legge, il precetto, il comportamento che viene legittimato da tutto questo deve essere possibile? Fra noi ci sono molti giuristi, tutti i giuristi presenti credo che condividano il dubbio sulla difficoltà di comportamenti legittimi, nel senso di comportamenti che siano legittimi nei confronti di tutte le molte norme che sono presenti, non solo nel nostro, direi un pochettino in tutti gli ordinamenti. Ed allora quel mezzo, l'informatica, che qualcuno afferma è semplicemente un mezzo, non strumento e niente di più, intanto
qualche utile strumento, qualche utile tool, per dirla all'inglese. Se colui, il giurista che scrive la regola, il comandamento, in altre parole, avesse davanti, quando scrive le proprie regole, un diagramma di flusso, potrebbe verificare fino a che punto il precetto, il comportamento che sta disegnando è un comportamento possibile, perché a volte non lo è, o lo è con enorme difficoltà, con enorme spreco. Non ricordo ora l'autore di questa apertura fra ieri ed oggi, ma è stata un pochettino introdotta la cancelliera della Corte d'Appello e il dottor De Simone, il presidente De Simone. Il concetto di efficienza nel diritto, efficienza nelle aule di giustizia. E signore santo, il diritto è anche efficienza, perché il diritto non può permettersi di sprecare risorse. E che il mezzo sia il diritto e che l'informatica entri in modo prepotente nella catena del diritto è dimostrato proprio nelle affermazioni di ieri, esperimenti in essere presso la Corte d'Appello di Firenze sull'automazione dei servizi di cancelleria, è stato condotto non in base al diritto preordinato, scritto, in base a un accordo fra le parti, che ognuna di queste parti avrebbe potuto buttare all'aria, disconoscere, pretendere che fosse affermato e legittimato in base ad una norma scritta, diritto pubblicistico previgente, ma è andata avanti per una decina di anni senza alcuna contestazione. Allora viviamo ancora in un sistema pubblicistico? Stiamo anche noi in qualche modo l'informatica prepotentemente ci costringe a guardare in profondità in noi stessi e a domandarci chi siamo, che cosa facciamo, perché siamo, come giuristi, come operatori del diritto, nel senso letterale della parola, le persone che operano con il diritto, sul diritto, addirittura operano, pongono, scrivono. E ritornare a costruire le nostre regole in base ad accordi, in base a convenzioni che vengono continuamente verificate prima di essere codificate. A mio avviso questa è la grossa scommessa, è la grossa sfida dell'informatica. E direi che tutto sommato la provocazione a proposito della lingua, il significato, le parole, le frasi, normativa, prima norma in rete, io sono incuriosito da come noi manipoliamo i significati e da volte ci illudiamo di creare qualcosa di nuovo semplicemente perché cambiamo l'etichetta. Mi vengono in mente due parole, la mia generazione, non sono giovane, si vede, conosceva il valore. Oggi la parola valore non viene più utilizzata, si usa valenza. Qual è la differenza? Non ho ancora capito. Io ho l'impressione che la valenza di oggi sia esattamente il valore di ieri, però ci illudiamo di parlare di qualcosa di diverso. Il problema è che la lingua, l'accezione più banale del termine, non è un qualche cosa di codificato che sta fermo, ma si muove continuamente. Questo dinamismo della lingua, delle parole, non ha un corrispondente dinamismo nei significati, che rimangono molto più stabili, molto più fermi. Io non credo, che è riapparso anche qui, che l'uomo di oggi sia così profondamente diverso, la dico grossa, dall'uomo di Neanderthal. Il problema fondamentale del rapporto fra mezzi e noi, quali siamo, è dato, e ancora una volta l'avvocato Attanasio mi ha dato una dimostrazione vera, fisica, reale, dalla plasticità del cervello. Io posso essere debole di udito, posso essere
una somma di tutte queste relazioni. Oggi questo pilota, tutto sommato, mezzo di ferro che abbiamo davanti, ci apre una porta gigantesca di provare a ricreare tutte le relazioni che noi abbiamo. E vi chiudo con una provocazione. Secondo me bisognerebbe affermare provocatoriamente, perché poi insomma, ci sono grossi problemi, la spara grossa, non voglio sparare troppo grossa. La regola del diritto deve essere considerata possibile se e solamente se è processabile da un autore. Una grossa prova di verità, una riproposizione al giorno d'oggi di Turing. Grazie. Efficace e nei tempi che ci eravamo dati.